Buongiorno, sono Fausto Francisca, sindaco di Borgofranco, un comune di 3.700 abitanti lungo la Dora Baltica tra Ivrea e Ponza Martè. Quando è scattata l'emergenza non ci siamo trovati completamente impreparati perché eravamo già preoccupati da alcuni giorni, visto le notizie che arrivavano dal Veneto e dalla Lombardia. Abbiamo subito chiuso il municipio e abbiamo impostato il lavoro agile per i dipendenti, lasciandoli a casa, facendoli utilizzare tutte le ferie che avevano pregresse. Il municipio è rimasto un nucleo di azione composto dal sindaco, dai vigili e dall'ufficiale d'anagrafe. Cosa abbiamo intrapreso subito? Alcune cose sono state abbiamo subito potenziato la comunicazione, abbiamo creato dei gruppi WhatsApp per gli addetti ai lavori, per i cittadini, ma soprattutto per informare e diramare tutte le notizie che ci provenivano sia dalla regione che dal ministero. Questa azione è stata particolarmente affiancata da un'implementazione del sito web. Quindi noi ci siamo subito strutturati in maniera tale da permettere anche ai consiglieri e tutti gli addetti di essere collegati direttamente senza essere obbligati a venire in municipio. Abbiamo pianificato il lavoro, cioè il lavoro l'abbiamo dato in due direzioni, uno sull'emergenza e uno sui programmi che avevamo in corso. Abbiamo dovuto quindi rivedere le progettazioni in corso. Però sull'emergenza abbiamo subito, come già detto prima, chiuso tutti i luoghi pubblici, abbiamo distribuito miratamente delle mascherine, ne avevamo solo 2.000 su 4.000 circa di persone che abitano a Borgofranco. Abbiamo scelto quindi un criterio condiviso praticamente per la distribuzione con i medici. Abbiamo distribuito subito i voucher, oggi siamo alla terza distribuzione e abbiamo costituito una banca alimentare con la parrocchia. Per l'attività amministrativa abbiamo proseguito in videoconferenza, abbiamo fatto tre giunte in cui abbiamo approvato il canale di Gronda, dei balmetti a protezione dell'abitato di San Germano, un tratto di viabilità per il traffico pesante che deve girare il comune di Borgofranco, il concentrico di Borgofranco. Abbiamo nominato la commissione per la gestione dei voucher, abbiamo conferito alla TIM la gestione della telefonia per tutti gli edifici pubblici. Cosa abbiamo rinviato? Praticamente il bando per l'assegnazione di Palazzo Marini, il progetto per trasformare Borgofranco in un comune smart, alcune iniziative come il Rhizome Cup per la valorizzazione dei prodotti enogastronomici e la presentazione del progetto Marco Polo. Cosa stiamo pensando per il futuro? Intanto ripristineremo le reti Wi-Fi che erano state tolte e chiederemo una più puntuale distribuzione della fibra nelle borgate che ora ne sono sprovviste. Per anni abbiamo detto che era importante contenere la spesa pubblica a dispetto del progresso tecnologico, è stato un falso dimostrato oggi. Borgofranco non sarà una colonia Amish così fuori dal mondo. Daremo un computer personale a ogni dipendente per lavoro ordinario da casa e lavoro in municipio solo per l'incontro con il pubblico. All'entrata in municipio ci sarà un totem per controllare le temperature, per organizzare gli appuntamenti e per scanner per la sicurezza. Per l'autunno prevediamo che le scuole riprenderanno la loro attività normale ma in maniera differente, sia direttamente che in rete, a medio servizio, salvaguardando così le distanze tra ogni singolo studente. Un progetto che condivideremo con le autorità scolastiche e che prevede la consegna a tutti di un tablet.